Ciao! Considerata da tutti come superficiale e infantile, Maria Antonietta, l'ultima regina di Francia, è stata una donna che ha sempre affascinato. E se nel 2006 Sofia Coppola ha ritratto il suo aspetto più frivolo, oggi il regista francese Benoît Jacquot racconta la donna, la madre, per la prima volta una regina che vive la fine di un'epoca. Il film, presentato al Festival di Berlino, racconta gli ultimi 3 giorni prima della fuga da Versailles, facendo emergere una sorta di rapporto sentimentale fra la regina e le sue dame, realtà o finzione cinematografica. Certamente è difficile sapere se la vera Maria Antonietta assomigliò di più alla giocosa e tenera creatura appassionata di scarpette di raso e golosa di macaron raccontata da Sofia Coppola o al dolente personaggio interpretato da Diane Kruger nel film del regista francese. Forse la vera regina, costretta a 14 anni da sua madre, l'imperatrice d'Austria, a sposare il delfino di Francia, fu entrambe le donne. Di certo, la realtà storica è quella di una donna mai amata né dai sudditi, che la chiamavano con disprezzo l'austriaca, né dal marito. E chissà se disse davvero la famosa frase «se non hanno pane, che mangino brioche», rivolta al popolo francese affamato. E certo, invece, che ancora bambina fu costretta per ragione di Stato a diventare una donna e che durante la prigionia fu madre e moglie esemplare, affrontando la ghigliottina con grande dignità.